amici di Orecanews.it, bentornati. Continuiamo il nostro ciclo di interviste in diretta, rigorosamente in diretta da Parma per Cibus 2021. È con noi oggi una delle stelle del firmamento della pasticceria italiana, conosciuto non solo in Italia e non solo in Europa, ma davvero in tutto il mondo. È uno dei personaggi, direi anche televisivi, più affermati in questo settore, ed è colui che è tanto conosciuto per la torta al limone, come la chiamiamo, Salvatore? Buongiorno, la delizia, buongiorno a te. La delizia, Fabio. La delizia al limone, sì. Che io mangio regolarmente ogni volta che vengo nella tua pasticceria, ma sai, guardando prima la serie di dolci che mi hai mostrato, eccoli in diretta, mi sono un attimo confuso, perché guardare le tue creazioni è sempre un'emozione vera. E allora, bentornato Salvatore. Grazie intanto, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori, grazie a te per questo collegamento da Parma, dal Cibus 2021, dove siamo già da ieri a presentare i nostri prodotti di pasticceria. Salvatore, la prima domanda che desidero farti, intorno al tuo stand, nei corridoi, nella fiera, al di là del gradevolissimo profumo dei limoni della Costa d'Amalfi, da te tanto amati e giustamente promossi, che aria si respira? Ma devo dire che quest'anno intanto ci voleva questo ritorno alle fiere, questo ritorno al Cibus, che è un appuntamento ormai annuale per presentare il meglio del Made in Italy, il meglio della gastronomia italiana. C'è una bell'aria di festa perché c'è stato un grande ritorno non solo delle aziende ma anche del grande pubblico, e quindi io qui vedo tantissima gente che appunto vengono a visitarci, vengono a vedere i prodotti. Vi sto facendo un po' vedere quello che c'è intorno a noi, e quindi insomma siamo veramente contenti di questi primi due giorni di fiera qui al Cibus di Parma. Nel tuo stand, che è sempre bellissimo, ho visto ci sono tante tue realizzazioni. Puoi farci fare uno scorcio con il telefono per andare a vedere ciò che stai presentando in questa occasione? Allora, intanto qui abbiamo i prodotti freschi, i prodotti che trovate a Minori nella mia pasticceria, e quelli che serviamo ai migliori ristoranti d'Italia che scelgono i dolci di sal de riso. Come vedete abbiamo una serie di monoporzioni di dolci, di fette di torta decorate, babà, dolci classici, moderni, babà misù, e tutto quello che vedete qui in questa vetrina, insomma allestita appositamente per la fiera. E poi naturalmente non possono mancare i prodotti lievitati, perché siamo così qui a presentare i grandi lievitati, non solo il lievito di birra, ma soprattutto i prodotti a lievito madre, come i panettoni che vedete qui di fronte a me, il panettone al limoncello, il panettone milanese. Quindi la vetrina in fondo, come potete vedere, è ricca di questi scrigni, di queste scatole, dove stiamo presentando tutta la gamma dei prodotti per il prossimo Natale. Quindi abbiamo le novità del prossimo Natale, ma i tanti anche cavalli di battaglia che la gente già conosce. E qui abbiamo anche gli struffoli, non so se potete vedere, se si vedono. E quindi abbiamo tutta una serie di prodotti per il prossimo Natale. Beh, gli struffoli, possiamo dirlo, sono una tipica preparazione napoletana, conosciuta io direi anche in tutto il mondo, che tu rivendi anche attraverso lo shop online, che esatto, ha sempre maggior successo. Io ho visto che la vetrina del tuo negozio virtuale su salderiso.it è sempre più ricca, e sempre più spesso, soprattutto nei periodi di punta,
ci sono dei prodotti che vengono considerati sold out, esauriti, perché la richiesta, soprattutto nell'ultimo anno, è stata enorme. Esattamente, noi non solo vendiamo nei nostri negozi a Minori, in via Roma numero 80, a Roma in via di Santa Costanza numero 27, o a Milano in galleria Umberto Primo, in galleria Vittorio Emanuele, scusate, siamo presenti in un negozio del Motto 1928, ci trovate anche sull'e-commerce, abbiamo un negozio dove moltissime persone ormai acquistano di tanto in tanto, e anche durante le settimane estive abbiamo spedito torte particolari da forno, ma siamo pronti anche per spedire torte fresche come la torta ricotta e pera, la delizia al limone e tutte le specialità. Ormai siamo super organizzati con dei corrieri espressi, refrigerati, e quindi ci stiamo attivando anche per questo, questo tipo di lavoro. Ma naturalmente poi arrivano le festività e tutta la gente è abituata ormai a comprare anche online. Ecco, allora parliamo di questa iniziativa di cui tu hai accennato poco fa. Mi piacerebbe intanto poterti chiedere tanto sull'Accademia del Lievito Madre, di cui sei uno dei promotori, oltre che presidente. Mi piacerebbe chiederti dell'Accademia dei Maestri Pasticceri, insomma, però voglio concentrarmi su questo tema che hai appena accennato, ovvero la realizzazione attraverso il tuo laboratorio di pasticceria a Minori di dolci che possono essere rivenduti al settore Horeca. Come funziona? Beh, allora, il settore Horeca, noi siamo presenti da tantissimi anni. Come sapete, i miei dolci monoporzioni, le mie torte vengono realizzate nel laboratorio di Tramonti, e ogni settimana partono per tutta l'Italia, per l'Europa, dai clienti che vogliono un prodotto di altissima qualità. Quindi riusciamo a coprire alcune zone d'Italia e alcuni clienti in Europa e anche più lontano, proprio perché vogliono questo, questo prodotto realizzato in modo artigianale, con tutte appunto le caratteristiche, ma soprattutto gli ingredienti che utilizzo per la produzione. E poi, come accennavi, io sono presidente dell'AMPI, Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, che è qui presente anche al Cibus con alcuni colleghi che sono qui a esporre, e quella del Lievito Madre proprio di fronte a noi. Abbiamo appunto il padiglione, lo stand di questa accademia, che è nata da pochissimi mesi ma è diventata subito famosa, perché stiamo appunto organizzando degli eventi mirati soprattutto al Lievito Madre e ai grandi lievitati come il panettone e la colomba. Molti di voi già sanno che a Minori, proprio la settimana scorsa, ho organizzato un evento straordinario, la notte del panettone di Valmare, dove abbiamo avuto tantissimi illustri ospiti, premi, ricordi legati al grande maestro Alfonso Pepe, scomparso più di un anno fa, e poi tante degustazioni di Valmare sul lungomare di Minori, dove tantissima gente ha avuto l'opportunità di assaggiare i dolci panettoni di questi grandi maestri. Beh, sono lieto tu abbia avuto un pensiero così gentile per il maestro Alfonso Pepe, che è scomparso appunto lo scorso anno e che ha accompagnato tutti voi nel percorso di costruzione dell'associazione, dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre. Alfonso doveva essere uno dei sei dei sei pasticceri a favore di questa Accademia, quelli che l'hanno pensata, l'hanno voluta, purtroppo è venuto a mancare. Allora io ho pensato di istituire un premio dedicato ad Alfonso e alla sua famiglia, che ogni anno daremo a un personaggio del mondo dell'enogastronomia. E poi il premio Stelle d'Italia, invece, è un'altra mia idea che ho voluto istituire quest'anno a Minori,
ogni anno inviteremo tre personaggi famosi nell'ambito dell'arte, della cultura, della gastronomia, del cinema, insomma ogni anno sceglieremo tre personaggi che faremo appunto intervenire a minori per premiarli. Il tutto legato al panettone, naturalmente. Di cui anche tu ormai, se possiamo dire, sei un maestro assoluto, perché i prodotti lievitati, realizzati nei tuoi laboratori meritano delle menzioni d'onore. Bravo, bravo davvero Salvatore. Grazie. E allora io, ecco, io ne parlo e mi viene l'acquolina in bocca, perché è difficile non andare a pensare in questo modo alle tue creazioni. Salvatore, ricordiamo allora l'indirizzo di posta elettronica per entrare in contatto con te, con l'ufficio commerciale e, perché no, anche per avere informazioni relativamente ai corsi di formazione che, non dimentichiamolo, tu organizzi periodicamente. Sì, adesso speriamo di ricominciare anche a fare i corsi di formazione, sono un anno e mezzo che non li facciamo. Per contattare i nostri uffici, info@deriso.it, la nostra email aziendale, Salderiso Shop, dove potete trovare i nostri lievitati, le nostre torte da poterle far arrivare a casa vostra, e naturalmente l'ufficio è sempre aperto da lunedì al sabato a ricevere le vostre telefonate o email per appunto favorire tutti i clienti che ci scelgono e che ci chiamano. Quindi saremo ben lieti di farlo. Insomma, adesso continueremo ancora due giorni a questa fiera internazionale della gastronomia, il Cibus di Parma 2021, dove io insieme a mia moglie Anna, ai miei collaboratori, siamo qua appunto per degustare, per fare assaggiare le nostre specialità. Salvatore, io non posso che ringraziarti per averci concesso 5 minuti del tuo preziosissimo tempo. Io, insomma, abbiamo faticato un po' per entrare in contatto con te oggi, proprio perché sono davvero tanti i visitatori che vengono al tuo stand per poter parlare con te, chiedere informazioni sui prodotti e magari appunto prendere degli accordi commerciali di nuova diciamo per dei nuovi contatti e diventare tuoi clienti. Stiamo presentando il catalogo Natale 2021, quindi c'è molta attenzione sulle festività naturalmente, ma qui abbiamo un po' anche i prodotti che si possono acquistare durante l'arco dell'anno. Bene, allora mentre io saluto loro, faccio in modo da far guardare sullo schermo i tuoi dolci, le creazioni che sono in vetrina, che ti prego a questo punto di inquadrare per far sì da lasciare tutti loro con un saporito saluto, come sei solito andare a dire, ecco, al termine delle tue interviste. Tutta la nostra gamma di prodotti, di dolci freschi, la cassata, babamisù, tutto quello che, insomma, una parte della mia produzione l'ho portata qui proprio a Parma per farla visionare e assaggiare ai nostri clienti. Bene, allora amici, io ringrazio voi per essere stati con noi, per la pazienza avuta negli ultimi 5 minuti. Salvatore, io ringrazio te per la cortese disponibilità e ti invito naturalmente a rivederci prossimamente nel corso di altre manifestazioni e, perché no, nel caso in cui Grazie. Tu abbia delle iniziative da comunicare agli amici dell'Horeca. Grazie Fabio, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori e un abbraccio, ci vediamo presto. Grazie, grazie ancora Salvatore. Amici, non andate via, perché noi a questo punto terminiamo con Salderiso, il maestro pasticciere tra i più famosi in Italia, in Europa e nel mondo, e continuiamo con le nostre interviste in diretta da Cibus per presentare le primizie esposte nel corso della manifestazione Cibus 2021.